Il prossimo intervento è sul codice di condotta. Quanti di voi conoscono il codice di condotta? Ok, non tantissimi. Io devo dire che prima di conoscere Flavia non lo conoscevo, e anche quando lei me l'ha raccontato e insisteva nel fatto inserire nelle conferenze, dicevo no, non c'è bisogno, in Italia siamo inclusivi. E venendo dopo l'altro mi sono resa conto di quanto è importante avere un codice di condotta, fa veramente la differenza. Oggi Flavia e Emma ci racconteranno la storia del codice di condotta e come utilizzarlo al meglio. Ciao a tutti, benvenuti. E allora, benvenuto a codice di condotta, 10 verità di Gesù sull'inclusività. Cercheremo in questo poco tempo che stiamo insieme di andare un pochino a capire quali sono veramente anche gli strumenti più utili per considerare il codice di condotta. Appunto, io sono Flavia, sono la responsabile delle comunicazioni con le mosse, mentre invece Emma. Sono Emma della Rivista. Ok, allora cominciamo dall'inizio. Il codice di condotta è questo sconosciuto. Per gli amici si chiama anche COC. Che cos'è in poche parole un codice di condotta? Il codice di condotta è uno strumento di condivisione, uno strumento per fissare sulla carta delle regole condivise. Questo è il punto fondamentale dal quale dobbiamo partire per poter capire come procedere con il codice di condotta. Allora, il codice di condotta ovviamente nasce all'interno di tutte quelle che sono le community e anche le conferenze, quindi diciamo possiamo dire che è uno strumento che è ampiamente condiviso e ampiamente condivisibile. E, è uno strumento che nasce soprattutto nel momento in cui la diversità si avvicina all'interno del mondo, soprattutto della tecnologia. Ma naturalmente è un punto di partenza, non è lo strumento che salva il mondo. Quello che noi abbiamo cercato di postare qui sono delle frasi dei luoghi comuni, diciamo, e che noi vorremmo, di cui noi vorremmo sottolineare l'importanza, o che invece vorremmo cercare di demistificare. Il codice di condotta purtroppo non salverà il mondo, non è la soluzione definitiva per ogni possibile situazione, ma è un punto di partenza, soprattutto perché ci sono stati in passato diverse situazioni, diverse community, diverse conferenze in cui il valore della diversità non era assolutamente compreso, per cui partire dicendo ok, per noi la diversità è un valore, vuol dire quantomeno cominciare a delineare quelli che sono i significati che la conferenza, la community o quello che vogliamo porta con sé. E questo è importante anche perché naturalmente più si amplia, diciamo così, il raggio di azione e più naturalmente l'inclusività è un concetto fondamentale. Però faccio un'improvvisata come al mio solito, solo però per collegare le due posizioni di prima, di Luca e non mi ricordo il ragazzo che parla della community, diciamo, non ha fatto una scusa. Se tu pensi che il codice di condotta in realtà nasce negli anni 90 negli Stati Uniti, soprattutto nelle aziende americane, cioè la struttura che è quello che poi è venuto fuori, il codice etico e quant'altro, fa capire che in realtà quello che diceva tu è vero, non sono molto distanti due mondi, cioè gli strumenti possono essere comunque implementati. In questo caso, per esempio, nascono nel settore bancario per portare poi avanti tutta una serie di cose, fino ad arrivare invece alle community per l'inclusione. Naturalmente il codice di condotta è presente anche all'interno delle aziende, almeno delle principali aziende, insomma, quindi stiamo parlando di qualcosa che in qualche modo rappresenta proprio la percezione dell'identità aziendale nei confronti della diversità. Penso che con questo possiamo un po' definirlo. Il codice di condotta tutela la diversità, appunto, sì, l'ho detto, questo è vero, ed è quindi proprio uno strumento per pensare e tutelare tutte le diversità. C'è questo entro subito con quello che poi sarà un discorso successivo, ma è fondamentale. Molte persone pensano che il codice di condotta sia uno strumento per difendere le donne. Ok, non è così, quando noi parliamo di diversità, si parla di diversità a tutti i livelli. Mentre preparavo queste slide, in realtà stavo pensando, ok, ma nel momento in cui pensiamo a diversità, che cosa ci viene in mente? Allora, pensavo, faccio l'esempio della conferenza perché è una cosa sulla quale ovviamente parlo tutti i giorni, ma poi ciascuno lo può applicare in tutto, io vengo comunque dal mondo delle community, quindi
il concetto anche di diversità dell'intervento è una cosa assolutamente fondamentale. Allora, pensate per esempio, qui siamo, insomma, c'è una grande percentuale di sviluppatori. Allora, se voi pensate al mondo in cui siete cresciuti, se pensate a Luca per esempio, no? Io parlo della mia esperienza, la persona che partecipava a questo tipo di community era di solito un ragazzo, ed è di solito un ragazzo bianco. Se andiamo nelle conferenze, nelle grandi conferenze, un ragazzo bianco, magari native speaker inglese, quindi una persona che tendenzialmente parla inglese come madrelingua, e probabilmente è un ragazzo etero. E quindi alla fine viene fuori che il poter parlare in una conferenza devi essere un WASP, quindi un ragazzo bianco etero che abbia una grande conoscenza dell'aspetto tecnico e che magari sia etero. Ok, vi rendete conto che questa cosa non ha più senso, soprattutto in un mondo globalizzato. Quindi quando parliamo di diversità parliamo anche di inclusività su questi aspetti. E naturalmente deve essere cisgender, insomma. Quando noi parliamo di diversità, parliamo per esempio ovviamente di donne, ma parliamo di persone colored people. Diciamo che noi parliamo di tutti gli unrepresented groups, quindi tutti quei gruppi che hanno poca voce. Parliamo naturalmente per esempio di persone che hanno all'interno di una conferenza, per esempio è molto importante il momento del cibo, quindi persone che hanno delle particolari esigenze. Sono altri aspetti della diversità che devono essere tutelati. E insomma, quando parliamo di codice di condotta e parliamo di diversità, non stiamo parlando solo di donne, stiamo parlando di una pletora, di una moltitudine di sfaccettature differenti che bisogna in qualche modo includere e considerare. Ah, dimenticavo il discorso della religione, c'è anche quello adesso. Il codice di condotta assicura la presenza di più donne. No, proprio per quello che ho accennato prima, è un punto di partenza, assolutamente il codice di condotta è fondamentale per dare un biglietto da visita che faccia capire come la conferenza, la community, la realtà della quale stiamo parlando sia welcoming nei confronti delle donne. Non è sufficiente. Se noi vogliamo avvicinare le donne alle nostre realtà, se vogliamo avvicinare le donne alle nostre community o alle nostre conferenze, avere più donne partecipanti, più donne speaker, più donne in qualche modo coinvolte, dobbiamo metterci lì e trovare altri strumenti. In questo sarò molto breve perché questo è stato poi il topic della mia conference nello scorso evento. Se volete ne parliamo più tardi nella conference, però non pensate che scrivendo siamo welcome nei confronti delle donne, questo automaticamente significhi che le donne parteciperanno. Per tutta una serie di motivi, insomma. Ok, ma in ogni caso partiamo da questo punto. Ok, questo è un punto un po' difficile, un po' spinoso. Il codice di condotta non è un'arma. Allora, noi finora ci siamo sempre posti nella necessità di difendere, ovviamente, i nostri attendi. Facciamo sempre una conferenza. Ma cosa succede se invece qualcuno infrange questo codice di condotta? O, punto 2, se qualcuno sente che il codice di condotta viene infranto? Questi sono due elementi di estremamente delicati. Allora, nel primo caso ovviamente c'è un problema molto importante che gli organizzatori o comunque i gestori di un meeting di qualunque tipo devono prendere in considerazione, ovvero cosa succede, diciamo tra virgolette, la punizione. Il codice di condotta, abbiamo detto, vuole creare delle regole condivise, ma se qualcuno infrange queste regole, in qualche modo ci deve essere una risposta, che può essere per esempio l'allontanamento da una conferenza, oppure piuttosto l'allontanamento da una community. Io ho visto, per esempio, in una conferenza internazionale, uno speaker che si è comportato in maniera assolutamente sgradevole nei confronti di una ragazza, e la cosa è stata talmente palese che alla fine questo partecipante è stato allontanato. E ok. E quindi ovviamente nel momento in cui si stabilisce un codice di condotta dobbiamo implicitamente anche stabilire una serie di comportamenti da portare avanti nel caso in cui questo codice di condotta venga tradito. Ma
c'è in realtà un altro problema, e cioè quello che viene definito il tribaling, ovvero quando qualcuno punta il dito contro uno speaker, un attendee, che in realtà si è comportato in maniera pressoché normale. Nel senso che il codice di condotta deve stabilire delle regole condivise, ma non può essere un'arma, non può essere una prigione. Ci vuole comunque sempre un pochino di elasticità. L'altro problema è che ci sono delle persone che molto spesso si definiscono social justice warrior, che decidono di sfruttare lo strumento del codice di condotta per accrescere la propria visibilità. Ebbene, la diversity e la difesa dell'inclusività non ha bisogno di questo, ha bisogno invece di persone che tutte insieme lavorino e viaggiano nello stesso percorso condiviso. L'ultimo punto sul quale mi voglio concentrare è la frase che purtroppo ho sentito spessissimo nella mia vita: ma no, il codice di condotta non ci serve, il codice di condotta è inutile. Ebbene, perché ci sono persone che dicono tutta questa questione della diversity sono dettagli e in realtà non c'è nulla di importante. Ebbene, e finché queste persone rispondono al nome di Lino Storvalds, direi che il problema c'è. Ora, è vero, per esempio, che la diversity deve essere in qualche modo, deve andare pari passo con la burocrazia, quindi naturalmente chi partecipa deve partecipare, ma è anche vero che noi dobbiamo creare il nostro compito, che siamo manager di community, che siamo manager di conferenze, che gestiamo la mailing list, quello che volete, è il nostro compito creare uno strumento condiviso e creare un ambiente che sia il più accogliente possibile. Passo la parola a... Banalmente, in realtà il discorso è che non è vero che è inutile, e per tanti motivi. Io quando mi sono presentata ho detto che sono una ricercatrice, eviterò magari però di darmi dati per fare in questo senso. In realtà il codice di condotta però può migliorare le performance, e questo è vero, può migliorare le performance non solo, diciamo, in termini professionali, ma anche della community stessa, perché con una frase semplicemente di Michel Fontaine: nel mondo non ci sono mai stati due opinioni uguali, non più di quanto ci siano mai stati due capelli o due grani identici. La qualità più diversa è la diversità. Spesso noi intendiamo diversità o diversity come se fosse, diciamo, una diminuzione o un problema. In realtà è un valore, e per chi gestisce le community, per chi crea community, sa benissimo che è un valore aggiunto, perché la comunità non è altro che comunque l'espressione delle singole individualità messe poi a fattor comune. Quindi ovviamente in questo senso avere delle regole condivise che non vengono imposte dall'alto, ma sono, diciamo, regole che vengono scelte e decise dalle persone della community, ha sicuramente un impatto molto importante sia nei livelli di performance esterni, nel caso in cui parliamo per esempio di aziende, sia all'interno dell'inclusione stessa, e quindi delle persone della community che si sentono più agevolmente, in qualche modo comunque rese proattive nel fare qualcosa per la community. Il copia legge, falso. Non è una legge, tanto è vero che tecnicamente potremmo definirlo come codice di autoregolamentazione. E perché? Tanto perché, come spiegava Flavia, parte comunque da una base di scelte e regole comuni. Ovviamente non è legge perché non avrebbe senso, nel momento in cui noi parliamo di inclusione e condivisione, porre comunque una scelta d'acqua non avrebbe senso. Tanto più che su questi aspetti avere comunque di radicalismo, di fanaticismo non ha diciamo una grossa giustificazione, perché ci sono tante cose, e c'è stato appunto nel pubblico lo sapete benissimo, che spesso non vengono in qualche modo evidenziate da un aspetto esterno. Ci sono per esempio molti studi che determinano la differenza di atteggiamento e di relazione tra le persone che utilizzano per esempio dispositivi elettronici quando non viene specificato il genere. Per esempio, viso a viso, se io ho una relazione con una persona del sesso opposto, adotto dei comportamenti sociali che mi sono stati in qualche modo diciamo imposti, o comunque che sono stati un percorso di crescita. Nel momento in cui sono online ci sono moltissimi studi dagli anni 80 in poi che invece evidenziano come, laddove il genere non viene predisposto
predisposto, per esempio, salta tutta una serie di stereotipi. Il fatto, per esempio, che le donne siano più collaborative e meno violente non è vero, tant'è vero che nei fenomeni di cyberbullismo, per esempio, sono maggiormente le ragazze ad essere autrici del reato e non solo a subire. Quindi la componente comunque in questo caso di genere è importante perché fa comprendere tutta una serie di cose che di persona non possono essere comprese e comunque non possono essere in qualche modo codificate semplicemente perché così è stato detto. Il coppio migliora le relazioni, questo è vero, e lo specifichiamo con una frase di Bauman che a me è sempre piaciuto, dove parla del fatto che il fallimento di una relazione è, per esempio, un fallimento di comunicazione. Io non sono una tecnica, non sono una tecnologa, sono un po', tra virgolette, un'autorità smanettona, spippolatrice mi definisco io, e ho sempre avuto però un interesse particolare per la comunicazione, perché credo che effettivamente molte delle problematiche, anche tecniche, possano essere risolte quando c'è una comunicazione intesa come processo, che ha quindi, diciamo, tutta una sua struttura tecnica scientifica che andrebbe eseguita. E quindi avere comunque un codice di condotta, non lo voglio chiamare codice, diciamo una serie di regole comuni e condivise nelle quali ci riconosciamo, sicuramente migliora le relazioni, perché permette, anche come diceva Flavia, di capire in alcuni, per esempio, ambiti laddove ci possono essere delle situazioni sgradevoli, come poter in qualche modo superare quella situazione senza doversi sentire in difetto rispetto alla community. Il codice di condotta limita le libertà, questo è falsissimo, perché in realtà facilitando quello che è il processo e agevolando la comunicazione, in realtà non fa altro che migliorare la libertà di espressione e quindi poter esprimere quelle che sono le nostre idee. E su questo avete pazienza, ma secondo me la vera dipendenza nostra di oggi, che in realtà poi è stata anche molto utilizzata, perché lo strumento social nasce in realtà per quello, cioè la bellezza dei social e delle community è perché noi riusciamo a sviluppare su queste tipologie di piattaforme quelle che sono le nostre esigenze come esseri umani, che è appunto il riuscire a poter esprimere non solo le nostre idee, ma quelli che sono i valori, perché noi siamo comunque portatori di tutta una serie di istanze. In questo senso il codice di condotta quindi non deve visto come appunto una legge che le limita, no, è qualcosa che tutelando ed essendo condiviso riesce a migliorare, quindi riesce a dare un valore aggiunto. Ed è un valore aggiunto che è per tutti, non è solo per la community in sé, perché in realtà è quello stesso valore che ci permette di superare gli stereotipi. Vi ho fatto appunto prima l'esempio delle differenze di comunicazione di genere, ma possono essere non solo riferito al sesso. Quando noi parliamo di diversity, Flavia faceva riferimento per esempio alla differenza di razza o religione, ci sono anche tante altre diversità o che a volte vengono definite disabilità. Ad esempio, io so che le persone sorde sono dei bravissimi programmatori. Il problema però qual è? Che non riescono ad ottenere certificazioni, perché spesso i moduli di certificazione per gli esami da sostenere sono scritti non in linguaggio tradotto, non tanto in lingua dei segni, con dei concetti di apprendimento che loro possono capire, perché hanno una diversa abilità di apprendimento. Questo sicuramente è qualcosa che tutta la società perde, perché in quel caso loro potrebbero portare un valore aggiunto non solo per la comunità dei sordi, ma per tutti quanti. Quindi sicuramente riuscire a creare delle regole condivise, dando voce a tutte le istanze, ha sicuramente un impatto positivo sulla società, perché cerchiamo comunque di scardinare una serie di stereotipi che sappiamo che ci sono. Oggi quante donne sono presenti in sala? Diciamo che non male, non male. Non è sempre così però, soprattutto in queste tematiche lo sappiamo bene. E molto comunque dipende dagli stereotipi, perché se c'è un calo di iscrizioni delle ragazze alle STEM, se le ragazze comunque non seguono percorsi scientifici, un motivo c'è. Per chiudere, vado io. In realtà non abbiamo, diciamo, bisogno di scegliere tra buone persone o buoni codici. Quello che è importante è riuscire praticamente ad avere una buona comunità, in questo senso una buona community, perché poi tutto il resto viene da sé.
E qui ritorna al discorso, diciamo, comunicazione e relazione. Spesso è molto più semplice ed è molto più bello lavorare e collaborare con persone non solo quando si hanno interessi comuni, ma quando si ha una base di partenza comune. Flavia, io l'ho conosciuta in rete, ed è una persona con cui preparare ad esempio questo talk l'abbiamo fatto telefonicamente tramite WhatsApp, tramite una serie di strumenti, perché eravamo, diciamo, tutte dislocate in parti diverse. Però c'è comunque una base di riconoscimento comune, un codice di condotta che non abbiamo siglato, ma che era comunque afferente ad una nostra sensibilità. Quindi sarebbe comunque bello riuscire ad implementarlo, e io credo che vi troviate comunque sicuramente giovamento all'interno delle vostre community. L'ultima cosa che volevo dire, abbiamo messo qui delle referenze, e in particolare, se siete interessati, ho messo tra le referenze il codice di condotta stilato da Verba Initiative. Verba Initiative è probabilmente l'ente più importante a livello internazionale per lo sviluppo e la riflessione sul codice di condotta, quindi se volete approfondire l'argomento anche con le date, con delle e vedere come stanno andando i lavori sul codice di condotta, quello è un ottimo punto di partenza. Noi abbiamo lasciato perfettamente i tempi, due minutini per... Io non le chiamerei domande, le chiamerei interazione, perché poi a me questi talk singoli mi fanno sempre un po' effetto, nel senso che io sono qua una ricercatrice attiva, mi piace chiacchierare e avere quindi un confronto. Bene, basta, vado in autonomia, faccio tutto sì, io. Sì, assolutamente. Una piccola domanda, una considerazione, un suggerimento. Sarebbe bello, perché noi come azienda ce l'abbiamo come problematica, abbiamo un codice di condotta, ci abbiamo messo tempo a definirlo, approfondire tutte le tematiche relative ai codici di condotta calate in un mondo come il nostro, multiculturale, dove lo stesso evento viene visto in modi radicalmente diversi da due persone appartenenti a culture, religioni, background diversi. Per il resto ho messo una domanda, una considerazione. Permetto che ritengo veramente molto importante adottare in un qualsiasi gruppo un codice di condotta. Il mio dubbio è come fare a condividere il codice di condotta tra i membri del gruppo, cioè come costruirlo con le parole. Non è facile, non è un po', però è un dubbio che ho. Funziona. Allora, innanzitutto direi che una cosa fondamentale è che ci sono, appunto, per questo ho messo lì delle linee guida di codice di condotta. In questo momento io personalmente sto lavorando per esempio nel team di Gnome, dove fino ad oggi non c'è un codice di condotta, e proprio anche grazie alla grande partecipazione femminile che siamo riusciti ad avere negli ultimi anni, stiamo proprio in questo momento aprendo un dibattito proprio sul codice di condotta e un dialogo proprio su come farlo. Comunque, per questo dicevo delle initiative, perché ci sono comunque una serie di codici di condotta che sono stati scritti e su quali si può partire con un punto di partenza. Poi, secondo me, ti sto proprio raccontando cose di questi giorni, quindi non so come finirà la storia. Però, diciamo che cercare di coinvolgere le persone più attive all'interno della community per stilare insieme le regole può essere un punto di partenza. Quindi partire dagli spunti che puoi trovare qui, puoi trovare anche su Wiki, su GitHub, per esempio, e da quelli che sono comunque, ripeto, non soltanto dedicati alle donne, ma a tutti, e da lì magari poi integrare, implementare o togliere altre cose. Assolutamente, però ci sono dei codici di condotta che possono comunque essere buone partenze. Quello di Codemotion, per esempio, è scritto proprio partendo da questo e poi implementato da quelle che sono le esigenze di una conferenza. Ciao, sì, la mia domanda era proprio come si scrive un buon codice di condotta, perché ne avete tantissimi di conferenze, di user group, spesso sono un po' vaghi, perché cercano di coprire tutto, solo che poi si può incorrere magari in situazioni come quella di Crawford,
dove è stato fuori uno e dice ah, ha violato il codice, e poi vengono fuori dibattiti e a un certo punto come organizzatore magari mi trovo io a dire sì è vero, no non è vero, ed è una situazione veramente in cui non mi vorrei trovare. Infatti quello che dicevo prima parlando del tribalism, purtroppo questo è un problema, nel senso che poi si può, quando facciamo degli adesivi, quello che aveva fatto con il motion, ho scritto questo computer non ha un cervello, siete pregati di usare il vostro, il codice di condotta non ha un cervello, e per cui c'è bisogno comunque di, cioè secondo me lì poi il discorso è che nel momento in cui una persona punta il dito contro il Douglas Crockford di turno, bisogna anche dire ok, attenzione però, perché questo tutta da tutti, cioè cerchiamo anche di capire quali sono le parole che c'è, cioè, per chi non sapesse, Douglas Crockford è stato sostanzialmente ampiamente criticato all'interno di una conferenza perché se non hanno detto crazy durante la conferenza stessa, insomma, e, voglio dire, si può discutere di tutto, però insomma ci deve essere un minimo di elasticità e soprattutto di desiderio di venirsi incontro, insomma. Ti ripeto, per come si fa a fare una buona codice di condotta, ci sono comunque una serie di codici di condotta, poi lì bisogna un po' anche, dipende anche dall'organizzatore, riuscire a contenere certi fenomeni, cioè anche dire, no ragazzi, cioè, questa cosa non è contro il codice di condotta, bisogna anche dire attenzione a mettere i limiti, perché altrimenti non finisce tanto, insomma. Ottimo. Grazie.